Buongiorno! Oggi è domenica 10 gennaio e noi siamo, come vedete, ancora in pigiama, ma chi se ne frega, non importa. Appunto è domenica, quindi siamo giustificati. Si sa. Appunto voglio provare a vloggare e portarvi con noi in questa giornata. Che sarà una domenica un po' diversa, nel senso che siamo solo io e Pietro, perché Marco è all'estero, è in trasferta per lavoro e quindi saremo appunto solo io e Pietro. Mamma, e questo? È un giochino, amore, un po' rotto, ma è i piatti. Era il portapiatti, sì, della cucina. E nonostante appunto siamo solo io e lui, faremo una bella giornatina con i fiocchi, vero? Infatti adesso dovrò fare qualche faccenda, che se non ricordo male devo appunto cambiare le lenzuola a tutti e due i letti. E se non ricordo male anche nell'ultimo vlog che feci, anche in quell'occasione cambiai le lenzuola. Quindi stamattina quando ci ho pensato ho detto vabbè, vedranno più o meno le solite cose. La pappa, sì. Ah, che buona! Anche Pietro. Ah, anche alle zie. Però oggi, adesso appunto, faccio due o tre faccende, riordino un po' casa che è abbastanza incasinata. E poi voglio appunto mangiare anche abbastanza presto, non per mezzogiorno, insomma, a mangiare, e poi voglio andare a fare un giretto per i saldi per vedere se trovo qualcosina di carino, perché il primo mezzo giro che ho fatto è andato male, nel senso che quello che cercavo, aspettate che cambio braccio, quello che cercavo non c'era e quindi ma proprio non l'avevano neanche messo fuori, quindi l'avevano proprio ritirato e allora vabbè, cioè nel senso non ho trovato niente, quindi adesso spero di trovare qualcosina. Il campanellino che sentite in sottofondo è Wanda, che aspettate che se riesco a farvela vedere. Ecco Wanda. Wanda? Wanda? Amore. Però è ancora un po' spaventata, parecchio. Ogni tanto si fa avvicinare, ma non sempre. E quindi appunto voglio andare a vedere H&M, voglio fare un giretto da Chiabi per Pietro e quindi vediamo se andare in un centro commerciale così. E niente, quindi adesso mi sbrigo, faccio quello che devo fare e ci vediamo dopo. Letto cambiato e rifatto. Questo copriletto mi piace un sacchissimo. Cioè copriletti, è un copripiumino in realtà, però mi piace proprio tanto tanto tanto. Deve cambiare il Pugino. pannolino. Andiamo. Sto testando da qualche settimana. Anche questo bambini piccoli. Eh sì. Questi pannolini, nella speranza che siano ormai gli ultimi che testiamo, perché Pietro tra un po' li dovrà togliere. Vi stavo dicendo, ma con Pietro è un po' difficile, che sto provando questi pannolini qua, che sono i Carezza, eccoli qua, e da qualche settimana, ok. E mi stanno piacendo tantissimo. Ho parlato direttamente con una mamma che lavora nell'azienda in questione, cioè che fabbricano proprio questi pannolini, e mi diceva che si possono trovare al Prix, quindi nella linea dei supermercati Prix, però non con il nome Carezza, ma con il nome Belli di Mamma, se non sbaglio. E mi piacciono tantissimo perché a me ricordano moltissimo un altro marchio famoso. Allora, vabbè, hanno, aiuto, vediamo se riesco a farveli vedere con una mano.
hanno le ali elasticizzate e non mi si sono mai rotte, cosa che magari con qualche altra sottomarca o comunque marchi non conosciutissimi capita. Sono abbastanza elastiche, ora non ve le riesco a tirare con una mano. Poi hanno la parte molto molto flessibile, anche questo bello importante, cioè si riescono ad arrotolare, sono molto morbidi. Hanno il colore azzurro nella parte più assorbente, diciamo, e anche qui le bande classiche. Hanno ovviamente l'elastico in questa zona, molto elastico effettivamente. Sono anche decorati, bello amore, sono anche decorati e niente, mi piacciono tantissimo. Noi stiamo usando la taglia 5, 11-25 kg e a Pietro calza perfetta, non è troppo grande, lui è 12 chili, 12 chili e mezzo, e mi piace davvero tanto, quindi sono contenta di aver avuto la possibilità appunto di testare questo marchio. E ecco, quindi noi speriamo di essere addirittura d'arrivo nell'utilizzo dei pannolini, perché fra un pochino io avrò delle ferie e proprio in quell'occasione io penso di focalizzarmi in concomitanza con l'asilo nido. Qui c'è anche Wanda. Non mangiare i pannolini di Pietro. Un tempo. In concomitanza appunto con l'asilo proveremo appunto a togliere il pannolino, perché secondo me è pronto. Mamma, non è qua. No amore, no, adesso no, no. E appunto proveremo a toglierlo, anche perché abbiamo iscritto Pietro alla materna e adesso dobbiamo solo avere la conferma del posto, ma dovrebbe essere proprio solo una prassi, perché lui, essendo residente, insomma, vari discorsi, dovrebbe avere il posto. E però appunto a settembre, ovviamente, se non lo dovesse aver tolto, niente, lo toglieranno là. Però ecco, ovviamente se un bambino va già senza il pannolino, per loro è meglio, e quindi insomma è uno stimolo in più per noi per impegnarci a togliergli, appunto a fare questo passaggio. E papà? E questo qua? È Pietro, adesso siamo nel periodo, e questo qua? E vabbè, e cambio. E questo qua? E papà è Pietro? E questo qua? La candela. E questo qua adesso è che noi ci vestiamo e poi questo qua finiamo le cosine. Papà e Pietro. Ce la faremo. Eccoci. Allora, letti rifatti, fatta partire una lavatrice, ci siamo vestiti. Non so se potete vedere. E adesso si prepara il pranzo. Allora, come prima cosa, come antipasto, riscaldo questa focaccina, pomodorini e olive che avevo preso ieri. E poi voglio fare, allora, un risottino con peperoni e carote e basta, penso. Ci metto anche la zucchina. Boh, adesso ci penso. Facciamo, dimmi. Guarda che Wanda è entrata nella sua gabbietta. Ecco Wanda. Ciao. Buongiorno Wanda. Buongiorno Wanda. Buongiorno. E niente, quindi adesso io mi metto a cucinare, mangiamo e poi si va a fare shopping!
Abbiamo mangiato, ho, come sentite, fatto partire la lavatrice, sì, la lavastoviglie, ora ci risistemiamo, ho appena cambiato Pietro. Pietro, fammi vedere che bello che sei. Felpa Name It, la marca Name It che mi piace un sacco. Lui che fa lo sciocchino. Pantaloni, stretch, fa vedere così, io sono abbastanza abbondanti, ma non importa, devo tirargli su la vita della prenatal. Mettiamo queste, queste sono della Bickenberg, prese con gli sconti, ti piacciono? No, non ti piacciono, mannaggia. Mangiaggia. Dovrebbe rimanere in piedi quella cavolo di macchinetta. È la terza volta che riprovo a far partire il video. Comunque, vi dicevo, siamo in macchina perché ho deciso di partire adesso perché almeno Pietro dovrebbe addormentarsi e in teoria ci siamo quasi. E così che nel momento in cui arrivo appunto al centro commerciale, la prima mezz'oretta dovrebbe essere più tranquilla nella mia missione perlustrazione saldi, la chiamerei così, e poi teoricamente mi raggiungono gli zii di Pietro, così almeno passiamo il pomeriggio insieme. Ma non ci sto io, amore, lì. Ma vai piano, Pipì! Pipì! Buonasera. Ciao a tutti. Vi si vede? Sì. Siamo rientrati a casa. Sta filmando Pietro, il mio caramen. Cameraman. Il pane. Il pane che ci ha portato lo zio Massi. Fatti in casa. Tieni un pezzettino. Ciao. Fammi vedere. Ok. Abbiamo fatto un po' di shopping? Sì. Però solo per la mamma, è stata un pochettino, ho trovato solo per me, in realtà per Pietro non avevo bisogno di niente e star lì sinceramente a prendere taglie più grandi in vista magari dell'anno prossimo o altro non è respirata. Aspetta che abbasso che sennò si attacca tutto. Quindi ho fatto un pochettino di shopping e se vi va vi faccio vedere tutto in un video magari domani, perché se riesco monto questo vlog già questa sera. A Pietro piace un sacco guardare le foto dei suoi primi progressi. Questo è uno dei tanti album che abbiamo. Adesso salutiamo. Diciamo ciao ciao, adesso noi andiamo a prepararci, siamo tutti e due già in pigiama, come potrete capire, e quasi lui è a metà. Quasi. E niente, domani è lunedì, si ricomincia il solito tran tran, vero? Ciao! Ciao a tutti! Della sauna! Aspetta che così ti vedano. Mandiamo un bacione? Mua. Buonanotte, ciao!